Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi. Io sono Alex Parfume e oggi vi faccio vedere 5 profumi che mi fanno stare bene. Che significa stare bene? Ve lo spiego fra poco. Andiamo. Error. Evolution. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, è importantissimo, e cliccate sulla campanellina, mi raccomando. Qui sotto, se volete sostenermi in maniera gratuita, ragazzi, completamente gratuita, c'è un link Amazon. Qualsiasi ordine che fate da lì su mi date una piccola mano a portare avanti questa mia passione, questo mio canale. Oggi vi voglio mostrare 5 profumi, alcuni non ve l'ho mai fatti vedere, che mi fanno stare bene. Che significa stare bene? Allora, tante volte vi parlo di profumi che fondamentalmente fanno ricevere complimenti, che alle persone piace sentire, agli altri magari, che sono sensuali, altri sono ti fanno aprire delle porte particolari, no? Magari stimolano l'immaginazione. Però ci sono dei profumi che ultimamente sto scoprendo, devo dire, che ti proprio fanno stare bene, che ti fanno sentire a tuo agio, fresco, quei profumi che indosseresti per andare a dormire, che ti fanno stare veramente bene, ti fanno sentire confortato, ok? Cominciamo dal primo, non sono in classifica, ve li faccio vedere così come li prendo. Allora, Juliette Azaghan, Musk Invisible. Questo profumo mi fa stare bene, ma per quel poco che si sente. Quanto sono arrabbiato con questo profumo qui. È un muschio bianco tra i più candidi, profumini, bellini. Perché dico bellini, profumini? Perché è candido, amorevole, è... Il colore di questo profumo è bianco trasparente, Musk Invisible. Voi mi direte, beh, è ovvio. Sì, però dura veramente niente, proprio zero, assoluto. Io un giorno ho provato, è già abbastanza consumato fino qua, me lo metto sempre dopo la doccia, perché un giorno ho provato a spruzzarmelo per uscire e non si sentiva assolutamente niente. Poi ho provato a spruzzarmelo come, diciamo, primer. Ormai ho dico questa parola per dire il layering con altre fragranze. Ho primerizzato questo profumo con altre fragranze, ma non dà nessuna differenza, nessuna sfumatura differente. Poi un giorno mi sono fatto la doccia, l'ho spruzzato addosso, tanto, e ogni tanto mi arrivava una sbaffata confortevole di questo profumo che mi piacerebbe sentire forte, ma che non riesco a sentire forte perché è proprio invisible. Questo è un gran peccato perché è buonissimo, è... contiene tipo 3 note, ok? Muschio bianco, fiori di cotone, cotone, un accordo chimico che dà la sensazione del cotone, è come annusare dei dischetti di cotone effettivamente puliti, non lo so, non ha un vero e proprio odore che si sente forte. È pulitissimo, ok? La cosa più pulita che... È come annusare il lenzuolo appena messo sul letto, ok? Non ha un vero e proprio odore, però ti dà quella sensazione di freschezza. Questo è questo. Mi fa stare bene. Peccato, guarda, se fanno un profumo, se fanno Musk Invisible Superdose, me lo compro perché l'odore è buonissimo. Ma comunque, andiamo avanti. Veronique Gabay Capdan Tib. Questo profumo mi è stato donato, mi è stato mandato dall'azienda di Veronique Gabay. Non l'ho comprato, hanno dei prezzi decisamente elevati, ma ho fatto una storia quando arrivò. Feci una storia su questo profumo, e, che è ancora su IG, se non mi seguite, tra l'altro seguitemi, dove lo spruzzavo in diretta e vi ho detto che è veramente, veramente buono. Non è un profumo sofisticato. Non è un profumo sofisticato.
non è qualcosa di difficile, anzi, ricorda forse anche un po' una colonia verde, muschiata da questa sensazione di benessere, di è come essere in una penisola, no? Su una scogliera, dove arriva il freschetto del mare, si vede l'oceano, no? Il mare, il Mediterraneo, perché questo è un profumo francese ispirato proprio al Mediterraneo, ad Antibes, tra l'altro, con questo odore di questi cipressi, questi pini enormi, questa freschezza dell'aria proprio, buono, anche con la salinità delle rocce, il muschio, è veramente un bel profumo. Peccato un po' per le performance che non sono proprio il massimo, però è un profumo che si capisce che è molto, molto naturale, ok? Anche lo vedete anche dall'odore, sì, lo vedete anche dal colore, non sono stati inseriti coloranti. È uno de parfum, ok? Si sente una grande qualità degli ingredienti e questo mi dà un grande conforto, mi fa sentire come vi ho spiegato, su una costiera, no? Su una scogliera, in mezzo a questi alberi freschi d'estate. Bello, veramente bello. Tra l'altro, per questi profumi qui avete un codice sconto Alex Parfum scritto grande, qui sotto ve lo lascio, del 15%, ok? Che non è poco. E quindi diventano anche un bel acquisto, se potete. Stanno sui 200 e qualcosa. Andiamo avanti con Molinard Mediterranee. Questo profumo mi è stato mandato dalla carissima Barbara, che saluto. È veramente buono. Io l'ho inquadrato subito. Allora, è uno de parfum. Non ha una performance, cioè non ha una cosa, però si sente. Riesce proprio anche a lasciare un po' di scia per alcune ore, quindi mi è piaciuto tanto. I prezzi non sono alti, questo lo dico se qualcuno lo vuole prendere, però mi fa stare bene. Perché? Perché sa di crema, ok? Altiare, floreale, fresca. Come ecco, mi viene in mente un'estate in cui ci facciamo una bella doccia rigenerante, rinfrescante dopo esserci fatti il bagno al mare. E ci facciamo una bella doccia con un bel bagno schiuma fresco, no? E poi ci mettiamo la crema dopo sole al Tiare. Questa sa di pulito, fresco, leggermente floreale, con questo Tiare che si sente, e a me piace tantissimo, e anche un pochino di muschio bianco, proprio di delicatezza. È questo che mi fa sentire confortato, è come se mi sono appena messo tutta la crema sul corpo, una crema profumatissima. Veramente buonissimo, questo vi consiglio davvero, ragazzi, andate a vedervi la marca proprio, Molinard, perché anche l'oud di Molinard è tanta roba, e ce n'è un altro stupendo, adesso poi ve ne parlerò della marca proprio, Molinard, mi piace tanto e ha dei prezzi ottimi. Un altro profumo che mi regala quella sensazione di benessere, che mi fa stare bene, è sicuramente Carthusia Mediterraneo. Perché? Perché è freschissimo, un'esplosione atomica, è come una granata. Io mi ricordo, giocavo a Worms. Forse ve lo ricordate tutti i Worms? Era un gioco dove ci stavano questi cosetti, no? Vabbè, lasciamo perdere. La granata santa, ve la ricordate? Alleluia! Boom! Ecco, una granata santa di agrumi e tè, ok? Non ha nemmeno lui una durata pazzesca, esiste anche il parfum però, attenzione, però dura quanto deve durare, ragazzi, cioè gli agrumi, mettetevelo in testa, gli agrumi, i profumi comunque fondamentalmente molto freschi non durano tanto, c'è poco da fare, oppure sono chimici, sintetici, non che sia un male, ma questo qui si sente che è tutto naturale, ragazzi. Qua è molto di naturale, c'è tantissimo naturale, sa proprio di mandarino, mandarancio, fiori d'arancio, tè nero freddo. Buonissimo, buonissimo. Carthusia Mediterraneo è veramente un profumo uplifting, come direbbero gli inglesi. Ti rinvigorisce
e questa cosa mi piace tantissimo. Infatti me lo spruzzo anche lui o prima di andare a dormire o dopo la doccia, oppure quando fa caldissimo ci faccio il bagno. Bellissimo. Cartusia Mediterraneo. E poi arriviamo ad una serie di profumi che tutti quanti loro mi regalano un'emozione proprio di benessere. E sto parlando dei Atelier Cologne. Ragazzi, questi sono caramelle. Come ho detto già in altri video o nelle live, questi sono caramelle. Perché non hanno una durata pazzesca, ma quando te li spruzzi godi. Io quando me li spruzzo godo, perché sono veramente una qualità, un'unicità pazzesca. Ogni profumo è completamente differente, non solo l'uno dall'altro, ma da tutto quello che avete sentito. Hanno una qualità delle materie prime, io penso, unica nel loro genere. E il mio preferito in assoluto di tutti quelli che ho, ovviamente ce ne sono altri, ce ne sono tantissime delle Atelier Cologne, è questo. Cedre Atlas. Mamma mia ragazzi, quanto è bello. Durata non ottima, però sono caramelle, che significa che ve le mettete dentro la borsetta, ve le mettete dove vi pare e ve lo spruzzate e godete. Per mezz'ora, 40 minuti, godete. Veramente una goduria impressionante. Bastano 2-3 spruzzi, E poi magari ve lo riapplicate 2 o 3 volte nella giornata. Sono fantastici, a me piacciono tantissimo e mi fanno sentire veramente bene. Specialmente Cedre Atlas. Ok, ragazzi, questi erano i miei profumi nella mia collezione per adesso, che mi fanno sentire bene. Sarei molto curioso di sapere i vostri, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri profumi nella vostra collezione che vi fanno proprio questo effetto, che vi fanno sentire bene, che li indossereste anche per andare a dormire perché volete sentirlo in continuazione. Fatemi sapere se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando, fatelo adesso, attivate la campanellina e supportatemi facendo degli ordini su Amazon con il link che trovate qui sotto. Ciao a tutti ragazzi.